Buongiorno, nel video di oggi vi farò vedere un modo diverso di fare il gioco di amici. Si parlerà sempre di gioco di amici, però lo faremo in una maniera un pochino diversa, in modo da far capire nettamente la differenza fra movimento ritmico e pressione ritmica. Ma questo tra un attimo, dopo la sigla. Buongiorno e bentrovati. Oggi vi voglio far vedere un esercizio con la Kentucky, che è una variante del gioco d'amici. La prima cosa che dovete fare, perciò, prima di fare questo esercizio è accertarvi che il vostro cavallo non abbia paura dello stick e che sia molto confidente con il gioco d'amici stando fermi. Perché quello che poi dopo andremo a fare sarebbe quello che tecnicamente si chiama friendly game in motion, cioè gioco d'amici in movimento. E serve per rendere chiaro al cavallo la grande differenza che c'è tra movimento ritmico e pressione ritmica. Okay? Perché il cavallo deve imparare a capire questa grande differenza? Perché io posso muovermi, gesticolare, fare quello che voglio, ma non voglio influenzare, quindi non voglio trasmettere, non c'è comunicazione, non c'è trasmissione di un comando nei confronti del cavallo, oppure ci può essere la volontà invece nel mio movimento di chiedere esattamente che lei faccia qualcosa, come in questo caso. Ma se io faccio un movimento come questo, voglio che lei sia consapevole che non gli sto chiedendo niente. Quindi la prima cosa che faccio, andrò a testare la Kentucky, se si ricorda qualcosa. Ricordo a tutti che la Kentucky è una puledra, è arrivata qui da noi l'anno scorso, non ha ancora compiuto 2 anni e è molto verde, non ha giochi, non ha niente, è solo stata gestita correttamente fino ad ora, ma non è che è stata sviluppata, ok? Se non proprio giusto quello che serve il minimo per la gestione quotidiana. E la sua proprietaria ci ha giocato qualche volta, ma è ancora molto verde come cavallo. Quindi dovrò fare molta attenzione, dovrò fare piano e adeguarmi a quello che la cavalla mi dà come possibilità di giocare. Quindi lei si gira molto spesso da quella parte perché là c'è il mio cavallo alla quale lei è particolarmente legata, quindi ogni tanto si gira e guarda di là. Quindi prima di tutto mi devo accertare che questa cosa qui funzioni e funzioni anche abbastanza benino, non importa che sia eccezionale, però deve funzionare. Quindi deve avere un cavallo che riesca a fare questo senza che lei scappi via, perché sennò poi dopo resta difficile fare l'evoluzione del gioco nella fase successiva, sia da destra che da sinistra. Okay? Ricordate, questo è il gioco d'amici, ve l'ho già fatto vedere 1 milione di volte, però ve lo faccio rivedere volentieri perché tanto comunque lo devo fare per accertarmi che la cavalla sia in grado di fare anche l'esercizio successivo. Vedete, lei si muove un po'. Io continuo a accarezzarla. Vedete, in questo caso io non è che mi fermo quando lei si ferma, perché lei queste cose qui già le conosce, quindi voglio semplicemente che lei si rilassi nel mentre che fa questo esercizio senza darmi noia a me con la testa. Quando il cavallo è a un certo livello dovete spingerlo a livello successivo, quindi adesso io non voglio solo che lei stia ferma quando muovo lo stick e lo string, ma voglio anche che si rilassi, che possa rilassarsi, stare ferma, respirare correttamente e essere connessa con me nello stesso momento. Quindi calma, connessa e che risponde. A questo punto passo alla fase successiva. La fase successiva è: faccio muovere un po' il cavallo,
Lo posso mandare nel circolo in tante maniere, ma in questo caso qui semplicemente lo invio con la mano sinistra e lo mando un po' con la mano destra. Non voglio che mi stia troppo vicino, ma neanche troppo lontano, e mi muovo con lei. Quindi io disegno un piccolo circolo all'interno e lei un circolo più grande all'esterno, e in questo caso gli faccio fare passo. Vedete cos'è che ho iniziato a fare? Ho iniziato a fare esattamente quello che facevo prima, ma questa volta in movimento. Quindi è gioco d'amici in movimento. No, grazie, non ti buttare giù ora. Ok. Vedete la differenza? Prima facevo gioco d'amici, quando lei ha provato a buttarsi giù, l'ho toccata un pochino sul posteriore, in quel caso lì stavo facendo gioco di guida. Quindi lei deve capire quando chiede una cosa e quando ne chiede un'altra. Questo è gioco d'amici in movimento, quindi è movimento ritmico, mentre questo è pressione ritmica, avete visto? E mi rimetto a fare movimento ritmico. No, no, di nuovo, vai! Eh sì, dai, 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 brava! No, non importa, anche meno, brava Kentucky, brava! E adesso aspetto che lei trovi un pochino di relax, ma mantenendo l'andatura. Quindi mi muovo con lei e continuo a farlo. Avete visto, al passo era rilassata, adesso non è rilassata. Adesso ha iniziato a masticare un po', a leccarsi le labbra adesso. Un attimo fa l'ha fatto. Se non l'avete visto, rimandate indietro il video. E continua a rimanere un po' tesa. Questo è un esercizio che dobbiamo avere pazienza. Ancora, vai. Perché non è una cosa che si ottiene in un secondo, ci sono dei gatti là. Hai avuto un pochino di paura? No, vai ancora. Adesso io voglio semplicemente che accenni un po' a abbassare quella testa. Vedete che ogni tanto la prendo un pochino, gli metto la testa dentro, che non voglio che pensi fuori in questa fase. Ok, piano piano, piano piano. Già è migliorato, vedete? L'andatura è un pochino più stretta. Eccolo là, questo volevo. Questo volevo. Adesso ha masticato. Questa è la prima parte importantissima in cui dobbiamo fermarci. Quando accenna o a abbassare la testa o a masticare, o ancora meglio se fa come ha fatto ora. Questo suono qua deve essere il suono più bello che vi potete aspettare dal vostro cavallo. Lo riescano a fare quando rilassano l'addome e quindi hanno la capacità di buttare fuori l'aria in maniera importante. Questa è la cosa che vi dice che è andato tutto bene e che lo potete fermare. Chiaro, questo esercizio lei non l'ha mai fatto, era normale che facesse così, anzi si è comportata troppo bene. E adesso vediamo cosa succede a mano destra. Io non so qual è la sua parte buona e la sua parte meno buona. Solitamente a sinistra riescano a rimanere più cervelli sinistri, a destra invece tendono più ad andare in cervello destro, ma è qualcosa che è scritto sui libri, ma poi i cavalli sono diversi, ok? Questo, quello che voglio dire è che l'unica regola è che non c'è regola, magari a destra è ancora meglio, non lo so. Una volta che avete individuato da quale parte è meglio il vostro cavallo, quando inserite un esercizio nuovo, partite sempre da quella parte, perché dobbiamo cercare di rendergli facile, non difficile, quello che gli chiediamo. Lei continua a rilassarsi, sbadiglia, bravissima, queste sono un po' di endorfine che escono. Ok, avete visto, lì ho fatto pressione ritmica per spostare la spalla, adesso è pressione ritmica e adesso invece è movimento ritmico. L'importante è che voi rimaniate tranquilli e rilassati al centro, perché se voi siete agitati o affannati, il cavallo è difficile che riesca
a connettersi con il vostro atteggiamento e rilassarsi a sua volta. Se non siete rilassati voi, non potete pensare che sia rilassato il cavallo. No, andiamo, bravo. Fate sempre molta attenzione quando avete il cavallo vicino, perché vi può calciare se fate delle cose sbagliate. Questo è un gioco che, se non avete l'atteggiamento giusto e la calma giusta, ci state una giornata intera, vi gira la testa, vomitate, ma non ottenete nulla dal cavallo. Quindi mi raccomando, dovete farlo con pazienza. Vedete, lei ha paura di qualcosa là, ma non ci interessa a noi. Noi stiamo aspettando il primo cenno di relax. Vedete, gioco d'amici in movimento, non è altro che il movimento che facevamo prima mentre camminiamo. È una buona palestra questa, in questi giorni che magari non potete andare in palestra, questa è la soluzione per fare un pochino di bicipiti, un po' di camminata. Vedete, ancora lei non riesce a rilassarsi, ha accennato a abbassare un po' la testa lì, adesso però sta tirando in fuori. Io gli devo dare ancora un po' di tempo. Questa è la sua parte peggiore, a quanto sembra. Vedi, là si è rilassata quasi subito, di qua ci sta mettendo un po', a volte ci mettono anche 20 minuti. Noi continuiamo piano piano. Vedete, mi sposto anche un pochino, mentre che, eccolo là. Bravo. Beh, io non so se questo era un suono di relax o era un suono magari perché gli è andato un moscino nel naso. Non ve lo so dire. Possibile che fosse un suono di relax a metà, Però nel dubbio fermatevi lo stesso, Perché non succede nulla se sbagliate, se la fermate anche se non era rilassata. Adesso magari lo rifacciamo e vediamo se riesce a rilassarsi, ma probabilmente era un sospiro di relax. Adesso aspettiamo un attimo, vediamo se la cavalla si rilassa un altro po'. Vedete, le narici non sono allargate, quindi lei non è affaticata, ovviamente, ci mancherebbe altro, ha fatto pochissimo. Però questo è buono, questo sbadiglio, questa tendenza a buttare fuori un po' di stress, è sempre uno stress per loro. Poi lei non lo conosce questo esercizio, quindi è normale che sia un po' stressante. Ma per voi invece è importantissimo, perché cominciate a mettere le basi per insegnare al cavallo la differenza fra fare ciao e il cavallo magari vi parte a mille oppure vi si ferma, o fare quello che volete quando siete in sella e il cavallo rimane connesso con voi perché sa perfettamente che quello non era un comando. Dovete fare uno spartiacque tra ciò che è pressione ritmica e ciò che è movimento ritmico. Questo era pressione ritmica, pressione ritmica, pressione ritmica, movimento ritmico. Brava, mi piace di più ora come sta trottando. La testa la tiene un pochino più indentro, non tira troppo sulla corda. Appena abbasserà un po' la testa, io mi fermerò. Vedete, lei tende un po' a tenere un po' la testa alta ora. Se riesce, ecco, lì ha fatto un accenno. Vediamo se riesce a rilassarsi un pochino. Vedo molto più rilassata rispetto a prima. Questo mi piace, che ha scosso un po' la testa. Questo mi piace anche, che tende a fermarsi e a non fare la scimina come prima. Gli orecchi sono buoni, uno è a me, uno è fuori, vedete? La lettura del vostro cavallo dovete farla continuamente, Ok, tendo a guardare un po' in fuori perché c'è sempre il mio cavallo là. Buono, quello ha riabbassato leggermente la testa. Dovete osservare ogni singolo
attimo. Ci vuole pazienza qui, ragazzi, con i cavalli ci vuole sempre pazienza. Vedete, la mia mano è bassa, guardate per bene com'è il mio gomito, come tengo la corda. Memorizzate bene tutto, perché poi quando l'andate a fare con il vostro cavallo non vi ricordate. Cerco di dargli un punto di riferimento preciso. E adesso vediamo un po' se riesce a trovare un briciolo un attimo di buono. Anche questo, bravo. Prova a allungare un pochino la distanza fra me e lei, tanto ci arrivo lo stesso con lo stick e lo string. Vediamo un pochino se, ecco, sì, ci siamo quasi, eccolo là, al primo accenno di buttare giù la testa ce l'abbiamo avuto. Eccolo qua di nuovo, eccolo qua. E ce l'abbiamo avuto anche da questa parte. Allora, fate attenzione quando fate questo gioco qui, perché vi può girare la testa, soprattutto se state a lungo a girare a questa maniera. Quando vi fermate, se vi fermate di scatto, vi girerà un po' la testa quando non ci siete abituati. Quindi magari all'inizio cercate di fare meno, se vi fa male il braccio fermate, non succede nulla al cavallo. Questo è un esercizio che, se fate bene, non è che create dei problemi se vi fermate troppo presto al cavallo. Non è efficace per lui, non è efficace per lui, ma non rompete nulla, non sciupate niente. Quindi dovete darvi anche a voi il tempo per riuscire a comprendere bene l'esercizio, e quindi prendetevi il vostro tempo. Se vi fa male il braccio fermatevi, se vi gira la testa fermatevi. E poi dopo riprovate finché non vi viene bene l'esercizio d'insieme. Questo è un esercizio, diciamo, messo negli esercizi avanzati, perché comunque il cavallo deve avere già delle competenze di base, e anche voi dovete avere un po' di dimestichezza con l'attrezzatura e con la lettura del cavallo, perché come avete potuto vedere ogni attimo dovete rendervi conto se il cavallo sta progredendo oppure no. Se non sta progredendo, magari dovete cambiare qualcosa. Spesso e volentieri dovete cambiare voi, dovete rilassarvi un po', il vostro viso deve essere più rilassato, magari sorridete, perché se state a fare l'esercizio con una faccia da incavolato nero è difficile che il cavallo si possa rilassare. Lui non lo sa che siete semplicemente concentrati, lui pensa che ce l'abbiate con lui, pensa che è come se un cane vi ringhia, cioè voi pensate a tutto all'infuori che sia felice e contento nei vostri confronti perché vi sta ringhiando. E la stessa cosa vale per i cavalli quando ci guardano nel nostro viso, vedano che c'è dei problemi, se ci sono dei problemi, spesso e volentieri ci sono. Ok? Spero che anche questo video vi abbia dato un pochino dei punti, degli spunti su cui poter interpretare meglio il vostro cavallo, esercizi da fare. Ce ne sono tanti, questo è uno dei tanti, ma secondo me è un esercizio veramente molto 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 importante. Io l'ho trovato in molte occasioni risolutivo, soprattutto su cavalli molto tesi, perché il cavallo magari teso a volte tende a introvergersi un po', quindi quando fate gioco d'amici da fermo sembra che sia tutto a posto, ma dentro, qua dentro, non sono a posto. Mentre quando è in movimento così ve lo fa vedere subito se c'è un problema. Fate sempre molta attenzione, perché quando abbiamo il cavallo vicino può partire un calcio. Ok, quindi stick alla mano, tenete lontano il cavallo almeno un paio di metri e fate prima tutto al passo, poi al trotto. Se non ottenete nulla al passo, potete provare al trotto, perché ci sono dei cavalli che si rilassano più facilmente nelle andature più alte e altri cavalli che si rilassano più facilmente nelle andature più basse. Il mio Eros, lui si rilassa, se mi metto a fare questi esercizi al passo ci posso stare una giornata intera, o anche al trotto è uguale. Ma se gli faccio fare galoppo, dopo tre falcate lui si rilassa, si mette lì, canter e via. Quindi dipende dal cavallo, non dipende dall'andatura. In questi casi può essere magari meglio farlo prima al trotto e poi al passo, oppure se voi avete bisogno di imparare un po' a gestire tutto, fatelo prima al passo e poi al trotto.
Per il cavallo funziona meglio al trotto, per voi funziona meglio al passo. Se avete il cavallo che non funziona sul gioco d'amici neanche da fermo, non vi mettete a farlo qui perché vi tira a giro per tutto il campo. Ok? Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace e iscrivetevi al canale, perché è la maniera più diretta che io ho per capire se i video vi piacciono, se non vi piacciono, soprattutto attraverso i commenti, e mi rendo conto, insomma, se sto facendo un buon lavoro oppure no. Questo è lo strumento migliore, cioè iscrivetevi, scrivete un commento e se vi piace mettete il pollicione in su. Grazie per l'attenzione e alla prossima.